Buonasera, tra poco il nostro telegiornale. Allora, intanto dopo lo stop delle 48 ore di Natale tra il 24 e il 25, e domani si riaprono i palazzi della politica. Perché? Perché intanto c'è un consiglio dei ministri per mettere mano a quello che in queste 48 ore, per l'appunto, è stato un po' definito un pasticcio, quel Salva Roma, quel decreto Salva Roma, stoppato proprio nel pomeriggio del 24 da un intervento del Colle, che si trasformerà in parte, naturalmente, per tutti quei punti che vanno assolutamente affrontati e che devono essere risolti, appunto, con dei provvedimenti che devono diventare concreti, con un mille proroghe. E quindi, insomma, siccome già in questi giorni, seppure con la sordina delle feste natalizie, però le polemiche ci sono state, immaginiamo che da domani, insomma, riprendano un po' più vigore. Allora, c'era il rischio dell'aumento della TASI, che è stato ritirato dopo aver ottenuto la fiducia, poi troppe misure in quel provvedimento, nel milleproroghe che, come vi ho detto, arriva domattina alle 10:30 in Consiglio dei Ministri. Tra i nodi da affrontare subito anche quello che riguarda il rischio default per la capitale, i bilanci, i conti della capitale che devono essere messi in sicurezza, e anche la correzione sulla norma sugli affitti d'oro. Ne abbiamo parlato tanto, è stato uno dei motivi, appunto, che hanno poi acceso negli ultimi giorni i riflettori sul Salva Roma. E poi ci sono le polemiche, come vi dicevo, intanto Forza Italia che dice decade anche Letta, Cicchitto che parla di troppe marchette, questo è il termine che viene utilizzato, la Lega che dice diventerà mille marchette. E poi c'è ancora l'attacco di Grillo proprio al Colle, che scrive, ha scritto già ieri sera sul suo blog, domani il 31 Napolitano farà il suo ultimo discorso, poi andrà al Pincio, che è un giardino storico di Roma, può andare in pensione, dice Grillo, non troppo tra le righe. Perché? Perché noi del Movimento 5 Stelle faremo quello che abbiamo già annunciato, ovvero chiederemo l'impeachment a gennaio per il capo dello Stato. Allora, c'è tutto questo, c'è molto altro, vedremo anche quali sono le condizioni del tempo, andremo all'estero. Abbiamo un'intervista al ministro degli esteri Emma Bonino, un'intervista in cui si affrontano dei nodi che comunque sono stati attraversati in questo anno dalla nostra politica estera. Alcuni con luci e ombre, come il caso Shalabayeva, e altri ancora irrisolti, come il caso dei due nostri Marò che si trovano ancora in India, e sentiremo appunto dalle sue parole quale è il programma del suo ministero, che cosa intende fare su questo fronte. E poi vi dicevo, i dati della Confindustria che si legano anche a questo anno di crisi, a questo anno difficile, a questo anno di sprechi e di tagli, che parla di 23 miliardi per le imprese di Stato, un numero che assolutamente non ci possiamo permettere, che incidono sui conti pubblici, e insomma 23 miliardi sono veramente una cifra esagerata per come è messo di fatto poi il nostro paese. La pubblicità e poi i titoli insieme. Il Consiglio dei Ministri varerà domani mattina il milleproroghe. Dopo l'altolà del Quirinale al decreto Salva Roma, il governo farà confluire nel nuovo provvedimento alcune urgenze, dalle misure per sanare il bilancio della capitale alle norme contro gli affitti d'oro della pubblica amministrazione. Della TASI si riparlerà invece a gennaio. Da Confindustria parole dure contro gli sprechi di Stato, quelli derivati dalle partecipazioni in imprese o enti locali, che si legge nel rapporto del Centro Studi non servono al cittadino ma solo per creare consenso, e il conto da pagare per il Paese è salato, 23 miliardi di euro all'anno che, dice Confindustria, non ci possiamo più permettere. Una strategia per destabilizzare il sistema. La maggioranza compatta difende il presidente Napolitano dall'ultimo attacco di Beppe Grillo. Quello di quest'anno sarà l'ultimo discorso alla nazione, scrive sul suo blog il leader del Movimento 5 Stelle. A gennaio lo aspetta una richiesta di impeachment.
Intervista al TG della 7 della ministra degli Esteri Emma Bonino, che spiega di aver risolto il caso Shalabayeva con il dialogo, e sempre con il dialogo spiega si arriverà ad una soluzione per il caso dei fucilieri di Marina. Girone La Torre, da quasi 2 anni bloccati in India, dobbiamo tenere conto delle esigenze indiane, spiega la Bonino, anche quelle politiche, ma ne verremo a capo. Lo Ius Soli divide nuovamente il mondo politico. In un Twitter la ministra per l'integrazione Cécile Kyenge lo rilancia scrivendo che chi nasce o cresce in Italia è italiano. Dal leghista Salvini arriva immediata la replica: qui non c'è più posto per gli stranieri, dobbiamo pensare prima di tutto agli italiani. Clima infuocato in Turchia per una vicenda di tangenti che ha coinvolto i figli di 3 ministri che si sono dimessi. Il procuratore che indagava sulla corruzione denuncia pressioni sulle indagini e viene rimosso. Intanto il premier vara un maxi rimpasto e cambia 10 ministri, ma lo scandalo potrebbe essere solo agli inizi. Allora di nuovo buonasera, come avete sentito anche dai titoli, dopo la bocciatura del Quirinale del decreto Salva Roma, al vaglio del Consiglio dei Ministri di domani mattina arriva un nuovo decreto. Si tratta del mille proroghe, un pasticcio così è stato definito, visto che l'alt, lo stop del Colle è arrivato proprio in extremis nel pomeriggio del 24, il governo adesso prova a porvi rimedio facendo passare i provvedimenti più urgenti in un altro provvedimento. Varo del mille proroghe, rinuncia in Parlamento al Salva Roma. Così domani l'agenda del governo dopo la brevissima tregua di Natale, nell'ultimo decreto dell'anno già dal nome riparatorio e poco edificante. Oltre alle moltissime proroghe previste si dovranno anche recuperare le misure indispensabili, saltate con il decreto stoppato in extremis da Napolitano. Per i suoi contenuti eterogenei e non costituzionalmente sostenibili sarebbe stato peggio una successiva bocciatura della Consulta, dice ora il governo. Ma è stato un caso unico nella storia della Repubblica il ritiro di un decreto su cui già c'era stato un voto di fiducia. Tutto da rifare ora, a partire dal salvataggio del Campidoglio che altrimenti rischierebbe il fallimento. Si tratta di spostare 400 milioni di debito sulla gestione commissariale e poi la norma per bloccare gli affitti d'oro di Parlamento e pubbliche amministrazioni, oltre alla correzione per non penalizzare i comuni virtuosi sul gioco d'azzardo. E ancora è da prorogare il blocco degli sfratti e il divieto di incrocio proprietario tra TV e stampa. Sarà poi il ministro dei rapporti con il Parlamento Franceschini a comunicare ai capigruppo e poi in aula alla Camera la rinuncia del governo al Salva Roma. Già aveva avuto accenti critici sul testo uscito dal faticoso iter parlamentare, sottolineano ora da Palazzo Chigi, ma tant'è. La polemica è garantita e già anticipata in queste ore. Forza Italia con Brunetta insiste nel dire che con la decadenza del decreto decade anche Letta e propone provocatorio di cercare subito una fine non traumatica della legislatura. Invece che alle lobby diamo la voce al popolo e, come dice Renzi, facciamo presto e bene una legge elettorale maggioritaria a turno unico. Irridono il governo anche le opposizioni di 5 Stelle e Lega, governo di banditi, il mille proroghe sarà un decreto dalle mille porcate, censura il leghista Pini. Non si strumentalizzi la vicenda, replica il nuovo centrodestra di maggioranza. Cicchito addebita le responsabilità del decreto Salva Roma stravolto alle commissioni parlamentari, con maggioranza e opposizione colpevoli entrambe di aver inzeppato il testo di esigenze territoriali, legittime richieste di lobby, ma dice anche autentiche marchette. Addirittura c'è chi, come il democratico e renziano Rughetti, propone una moratoria di 6 mesi a decreti e nuove leggi in attesa di verificare l'attuazione delle leggi esistenti. Da registrare ancora la polemica tra Scelta Civica e parte del PD sulle misure per Roma, l'aumento dell'IRPEF e il divieto di licenziamenti nelle aziende pubbliche, censurato dai montiani che minacciano di sfiduciare il governo se riproporrà queste misure saltate nel Salva Roma nel mille proroghe. Benedetto Della Vedova la mette infine in positivo: se l'esecutivo non ha un'iniziativa forte inciampa nella routine, Letta mette un punto a capo per una vera ripartenza. Allora, quello che viene definito il capitalismo pubblico da Confindustria costa circa 23 miliardi allo Stato, pensate l'1,4 del PIL, un peso, dice Confindustria, che l'Italia non può più permettersi. È lo studio appunto elaborato da Confindustria secondo cui sono circa 40.000 le partecipazioni possedute da amministrazioni pubbliche in quasi 8.000 organismi esterni e sono davvero un onere, oneri che non possiamo più permetterci, astronomici.
No al capitalismo di Stato, anzi al capitalismo delle amministrazioni pubbliche locali che ricordano tanto le partecipazioni statali. Ci costa 23 miliardi, l'1,4% del PIL, e non ce lo possiamo più permettere. L'ultimo messaggio della Confindustria al governo, arrivato dopo il parere negativo di Viale dell'Astronomia sulla legge di stabilità, è un allarme contro il moltiplicarsi degli organismi e delle partecipazioni pubbliche arrivate a quota 40.000 in circa 8.000 enti e società, un terzo dei quali chiude i conti in perdita. Gran parte di questi organismi sono nati a livello locale per aggirare i vincoli di finanza pubblica, sostiene il Centro Studi di Confindustria, in particolare il patto di stabilità interno, e come strumento per mantenere il consenso politico attraverso l'elargizione di posti di lavoro. L'organizzazione, guidata da Giorgio Squinzi, sottolinea che non tutte queste organizzazioni rispondono alla logica assistenziale e clientelare, e tra queste le aziende di trasporto locale, energetiche e di servizi idrici, e suggerisce anche un rimedio. Sarebbe prioritario dismettere gli enti o comunque azzerare i costi per le pubbliche amministrazioni di quegli organismi che non producono servizi di interesse generale. Si tratterebbe di metà delle entità censite, con oneri di 11 miliardi all'anno, una cifra che, se risparmiata, corrisponderebbe a oltre 3 volte il valore dell'IMU sulla prima casa. Ma forse la presa di posizione dell'organizzazione degli imprenditori ha anche un altro obiettivo: frenare l'ipotesi di ulteriori interventi dello Stato nell'economia che ricordano proprio le vecchie partecipazioni statali. Ancora un attacco sul suo blog. Ieri sera lo ha scritto Beppe Grillo: il 31 dicembre sarà l'ultimo discorso per Giorgio Napolitano. Poi, scrive Grillo, con toni poco soft, può andare ai giardinetti. Questa è in sintesi il suo pensiero. Perché? Perché chiederemo, come promesso, dice ancora il leader del Movimento 5 Stelle, l'impeachment. È arrivata la solidarietà da tutte le forze politiche, silenzio da Forza Italia, che invece alcune settimane fa, per bocca di alcuni esponenti, aveva manifestato l'intenzione di appoggiare questo impeachment. Da Grillo una strategia malata che mira a destabilizzare il sistema. Nel mirino della maggioranza il leader 5 Stelle e la sua escalation contro Napolitano. L'ultimo durissimo attacco al Colle è stato recapitato insieme agli auguri di Natale. Grillo ha spiegato che quello di Capodanno sarà l'ultimo discorso del capo dello Stato al Paese, visto che a gennaio lo aspetta la richiesta di impeachment. Dopo potrà godersi il meritato riposo sulle panchine del Pincio. L'accusa è di regnare come un re, di essere il vero nume tutelare delle larghe intese. Grillo tesse una lucida volontà eversiva nei confronti del sistema, spiega dal partito di Alfano Fabrizio Cicchitto. Stesso concetto per gli alleati del PD, parla il capogruppo alla Camera Speranza. C'è un solo chiaro obiettivo nella sua strategia politica: sfasciare le istituzioni e fare dell'Italia un cumulo di macerie. Insomma, Grillo attacca Napolitano per far saltare il banco, la linea. Anche l'ala centrista della maggioranza fa da scudo al Quirinale. Scelta Civica, UDC e Popolari per l'Italia difendono Napolitano dalle stilettate a 5 Stelle, chiedono che non passi sotto silenzio questo attacco sguaiato per la gravità dei toni e delle parole usate. Nessuna posizione ufficiale di Forza Italia. Ieri a caldo il senatore Minzolini aveva strizzato l'occhio. Grillo ha promesso l'impeachment, scriveva su Twitter. Se è contro il presidente che si è fatto re, sono interessato. Sufficiente evocare un asse Forza Italia 5 Stelle per far scattare un allarme nella maggioranza. Cicchitto, ex colonnello berlusconiano, oggi dall'altra parte, mette in guardia il Cavaliere. Se posso dargli un consiglio amichevole, eviti di convergere in un fronte antinapolitano. Le dissennatezze sugli impeachment le lascia ai ben noti estremisti che purtroppo lo circondano.